a tutti i cittadini di questa meravigliosa città che amo molto e sono felice di essere di ritorno in questa occasione bella di consegnare il premio per la donna e l'ipazia dell'eccellenza del femminile, per cui io l'anno scorso sono stata premiata, era il primo anno praticamente dell'istituzione di questo premio e quest'anno sono onorata di consegnarlo a un'attrice italiana straordinaria che è Elisabetta Pozzi, quale va tutto il mio i miei auguri e ringraziarla anche perché è con la sua arte in teatro lei porta il messaggio, il sostegno ai giovani per il loro futuro. Hanno bisogno, soprattutto in questo momento, di essere sostenuti i giovani. E io devo dire che sono stata molto sostenuta dall'affetto e dalla stima dell'Italia, di tante città e fra questi appunto all'età di 19 anni ero al Festival di Nervi e accanto a tre grandi star, delle danzatrici famose in tutto il mondo come Yvette Chauviré, Margaret Chan, Alicia Markova, e ho avuto questo privilegio, ecco, di essere poi accanto a loro e di conoscere Anton Dolin, il coreografo del famoso Pas de Quatre, e da lì è stato l'invito poi a Londra. Insomma, il percorso così bello, interessante, con un lavoro che mi ha gratificato, come per esempio questo bellissimo premio qui a Genova, e spero che si possa creare, costruire e fare per la danza che ritorni appunto quest'arte che è stata molto seguita dalla città e anche con una risonanza all'estero, per cui mi auguro che la città possa anche in questo momento difficile, con questa sciagura che ha colpito Genova, ma che possa appunto risorgere con l'entusiasmo, con la speranza, ecco, che gli è nota, che è una città veramente di grande cultura, di grande storia, per cui spero che, ecco, le cose si potranno migliorare e io sono, diciamo, ottimista, o vogliamo essere ottimisti.